secondo film italiano uscito giovedì nelle nostre sale, In nomine Satan. Sentiamo le testimonianze del pubblico, poi con noi il regista e la protagonista di questa pellicola. Pubblico. Dove vuoi? Ce l'hai che hai fatto? Di Sedezzi? Come ti chiami, lo ricordi? Beh, innanzitutto è tratto da una storia vera. Purtroppo è successo, è un episodio degli anni scorsi passati di cronaca che poi è stato sceneggiato, però rispettando, diciamo, la storia in sé. Inquietante. E sicuramente di grande spessore, interessante, di cronaca, riguarda insomma il fatto di cronaca per l'essere di Satana, quindi interessante. È un film così molto interessante perché rispecchia un po' certe problematiche giovanili soprattutto. Lei ha fatto un gran male a nostra figlia. E la maggiore? Sì, sì. È molto amica di mia figlia. Emanuele Cerman e Virginia Gherardini, rispettivamente regista e protagonista di questa pellicola, In nomine Satan. Raccontiamo questo film. Cerman. Questo film è ispirato alla tristemente nota vicenda delle bestie di Satana. Non mi sono limitato a raccontare il caso attraverso quello che è stata la cronaca riportata sempre dai media, ma ho cercato di fare un film che ponesse dei dubbi e degli interrogativi, che quindi avesse la possibilità di un dibattito, anche perché credo che uno dei compiti del cinema sia anche quello di raccontare quello che è il lato oscuro e misterioso del nostro paese. Quindi è anche un film denuncia? Sì, credo che si possa ritenere come un film di denuncia. Perché l'argomento è delicato. Assolutamente, consideri che in Inghilterra la BBC lo definì l'evento più scioccante mai accaduto in Italia dal dopoguerra ad oggi, ed è la prima volta nella storia che un'intera presunta setta venisse arrestata. Una tensione simile ci fu soltanto per il caso di Manson nel 69. In questo film rappresento un po' la parte debole, perché il mio ruolo è quello di una ragazza che intraprende una strada sbagliata e ne rimane vittima. Spesso queste cose accadono per una grande solitudine. Questa ragazza si ritrova in una città nuova, senza un padre, con una madre che deve ricostruire tutta una vita. E lei è una ragazza che ne paga le conseguenze, viene uccisa dal gruppo. Ed è stato molto impegnativo per me rappresentare un personaggio del genere, realmente esistito, è una grande responsabilità, quindi ho cercato in tutti i modi di darle giustizia, anche attingendo molto alle mie esperienze personali. Cerman, perché un tema così delicato portarlo sul grande schermo e renderlo in un certo senso popolare? Beh, la mia principale attenzione rispetto a questa operazione è stato comunque quello di dovermi confrontare innanzitutto con me stesso per trovare una chiave che avesse rispetto nei confronti di tutte le famiglie delle vittime, quindi parlo sia dei colpevoli sia delle persone che sono state uccise, perché intorno a questa vicenda c'è tanto dolore. Allo stesso modo ritengo che il cinema abbia come strumento culturale anche questo compito molto importante, come ha avuto anche una certa cinematografia italiana qualche decennio fa, che è quello di sapere affrontare degli argomenti non dando un solo punto di vista o dando una presunta verità, ma facendo in modo che lo spettatore possa riflettere, uscendo dal cinema possa porsi delle domande. Questo film alla fine è anche un monito, perché i dati scioccanti dicono che in Italia sono 600.000 gli adepti delle sette satanistiche. Quindi questo è un fenomeno in continuo aumento, che è alla stregua degli altri culti religiosi numericamente. A questo punto credo di aver fatto un film che possa anche far riflettere su quelle che sono le cause per cui fenomeni del genere possano accadere, quindi proprio il passaggio dalla società dei contenitori a quella del controllo ha indebolito ancora di più le sicurezze, soprattutto nelle nuove generazioni, e quindi poter intraprendere la strada sbagliata è sempre più semplice. Dina Disa, In nomine Satan. È una storia che ricorda come fa Calvagni a fatti di cronaca. Stavolta è veramente un fatto di cronaca molto feroce, quello ricordiamo, delle bestie di Satana, e attraverso scoprono questo doppio omicidio, i poliziotti aprono uno squarcio su una realtà veramente fino alla prima sconosciuta.
perché si apre tutto quello che è il satanismo. Pensate che addirittura in Italia abbiamo più di 600.000 satanisti, e ecco, la cronaca si va ad intrecciare con la realtà, ma anche ad un taglio onirico del bravo esordiente Cermana che si fa sentire, quindi promette bene. Altre testimonianze del pubblico che ha visto In nomine Satan. Va bene. La posso rivedere la videocassetta? Sì. La posso rivedere, Antonio, la videocassetta? Sì. Aggiassati. Il film fa pensare, fa riflettere, è una storia vera, mia maggior ragione, lascia un segno profondo dopo la visione. È abbastanza inquietante. È un giallo satanico su come dire, misteri, un po' di surrealismo e di dark che ci voleva nella regia italiana. Sicuramente un tema che anche oggi è molto scottante. Sono malata da mazzo. Spider-Man 2, un film che ha visto Gloria Satta. Che film ha